Uomini e donne, Teresa Ciglia, ecco perché ha lasciato il lavoro a C'è Posta per Te. La bellissima siciliana, che ha ricoperto il ruolo come tronista nel talk show Uomini e Donne Trono Classico e che ha scelto e sposato il suo corteggiatore Salvatore Di Carlo, svela al settimanale Mio la motivazione per la quale ha lasciato il lavoro offerto da Maria De Filippi. Ricordiamo ai fans di Uomini e Donne che Teresa era già nota al mondo dello showbiz per aver partecipato al programma Ragazzi e Ragazze, ma anche al reality Temptation Island, insieme a Salvatore. Dopo l'esperienza come tronista Uomini e Donne, Teresa è convolata a nozze con il suo conterraneo Salvatore, da ormai 2 mesi. Ancor prima di tutto questo, però, la meravigliosa Maria De Filippi ha proposto alla Ciglia di lavorare negli uffici di C'è Posta per Te. La fortuna, però, ha girato anche dalla parte di Salvatore Di Carlo, il quale ha ricevuto l'offerta da parte della squadra di calcio del Mazara del Vallo di diventare il loro portiere. Teresa Ciglia dunque ha spiegato le motivazioni per le quali attualmente non lavora più nella redazione del programma. Questa scelta è stata presa di comune accordo dai due coniugi per permettere così a Salvatore di inseguire la sua passione per il calcio e quindi la decisione di trasferirsi in Sicilia. Uomini e Donne, Teresa Ciglia spende belle parole per il marito. L'ex tronista di Uomini e Donne però ringrazia Maria De Filippi per averle dato questa possibilità che l'ha fatta crescere come donna e che le ha permesso di conoscere tanti aspetti di quel lavoro. Inoltre Teresa, durante l'intervista, ha riferito di fare la casalinga, aggiungendo inoltre che anche Salvatore si prodiga per aiutarla nelle faccende. La stessa spende parole di elogio per suo marito, sostenendo che lui è molto impegnato con il calcio e che quindi spetta a lei portare avanti le redini delle mura domestiche, ma nello stesso tempo rivela che quando lui è a casa non sta mai con le mani in mano. Teresa Ciglia comunica al suo interlocutore che il viaggio di nozze lei e Salvatore non sono ancora riusciti a farlo, proprio a causa degli impegni lavorativi di lui. La stessa sogna di approdare in una località esotica, quindi al caldo. La signora Di Carlo conclude il discorso dicendo che siccome è una donna di fede, non programma certe cose e che quando Dio lo vorrà, allora accadrà. Siete contenti per loro? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.